Tutto bene, amore? Allora, mo? C'hai fame? Fai una bombetta a crema? Oppure il salato preferisci? Un po' di gorgonzola? Gorgonzola a quest'ora, alle 8 che ti mangio un montone. Buongiorno anche a te, Paolo. Com'è sveglio a quest'ora? Non riesco a dormire. Sarà l'amore? Bell'affare. Lascia perdere, va. Che c'hai, Sara? Niente. Federica? C'è Federica. Torno subito. Ciao. Faccio orario da sclero con i tuoi, eh? Parliamo due lingue differenti. Sai tipo gli arabi, gli americani? Mattiniera pure te. Ho dormito solo un'oretta. Ah, allora è andata bene con Luca. Sì. È stato bello. No, non c'è bisogno. Senti, vuoi dormire da me? Solo qualche giorno? Grazie. Oh. Paolo, l'hai bruciato. Vabbè, mi sono distratto un attimo. E questa? È un'amica tua, pa? No, Federica è un'amica Ciao. Mia. Lui è mio zio Walter, mami, è un po' essenziale ma è buona. Lei è mamma, lui è Samuele, l'hai già conosciuto. Sì. Lei è Federica. Ah, ciao. Ciao. Rimane da noi qualche giorno, ok? Giusto il tempo di trovare un po' di compagnia. I miei sono partiti e io voglio stare da sola. Può dormire da me? Avete deciso tutto voi. C'è solo una regola. La sera la TV è mia. Se mio fratello non gioca alla play, gli scendono gli elettroliti e non riesce neanche a camminare. Peggio per te, io alla play sono una spada. Attenzione, perché anch'io sono un certo fenomeno alla play, eh? Sì, noi andiamo di là. Buongiorno! Buongiorno, zia. Ciao. Mi è sempre piaciuta la tua stanza. Sono contenta. Ah, che carina questa! Oddio! Che Oddio, c'è? Fede, non ci posso credere. Che è successo? Sto per avere un infarto. Beh, se muori durante il giorno più bello della tua vita, forse non è un colpo di genio. Cioè, vogliono pubblicare il mio racconto sul serio. Te lo meriti, sei una grande. Viola. Mi ha contattata una casa editrice. Stanno facendo una raccolta di racconti, gli autori under 18 hanno scelto il mio racconto. Oddio, sarà bravissima! Oh, mi raccomando, non ti dimenticare di me quando diventi famosa, eh? E tu promettimi di non fondare gruppi social per supportarmi. Guarda, promesso. E con Luca? Con Luca non lo so. Cioè, non è andata bene? Non è che non è andata bene. Anzi, però... Viola... Forse sono io il problema. Oddio, è lui. Viola, che faccio? Facciamo così. Gli scrivo del racconto e poi gli parlo. Guarda, comunque ti capisco. Io ieri mi sono baciata uno,
Mi volevo vendicare, invece mi è servito soltanto a piantarmi ancora di più a tirare in testa. Viola, come hai baciato con uno? Cioè, tu mi vuoi dire che ti sei baciata con uno e me lo dici mezz'ora dopo che stiamo parlando di me? Guarda che è stata una cosa così, niente di che. Ma non esiste tipo un'applicazione che cancella le ossessioni amorose? Sara. Appunto, magari. Ecco la mia scrittrice preferita. Comunque non lo sono. Cosa, mia scrittrice? Senti, a proposito, sa che questo qua è un contratto fake. Fammi vedere. Lo sai che mamma è un avvocato, no? Ci capirò qualcosa. Mm-hmm. So cosa sta pensando. È meglio lasciar perdere sta storia. Lo penso anche io. È la cosa migliore da fare. Luca. Ecco, lo sapevo. Questa è una proposta di pubblicazione a pagamento. Cioè, questi ti stanno chiedendo per 20.000 battute di racconto 1.000 euro. Mi dispiace. E adesso dove li trovo questi 1.000 euro? Cioè, te daresti 1.000 euro a sti scemi? Certo, se li avessi sì. Ma non è giusto. Te sei bravissima. Luca! Gli scrittori devono pubblicare, ok? È la prima regola. E comunque anche Moravia pagò la pubblicazione degli indifferenti. Sì, ma quelli erano altri tempi. Poi scusa, no? Ma se un giorno qualcuno viene da te e ti paga per il tuo racconto? Non interessa a nessuno un racconto. Questo è un modo per andare a rassegna, a festival, per uscire allo scoperto. Io non voglio più nascondermi.